nell'episodio precedente. Che è l'ultimo giorno che noi passeremo qui a Fuerteventura. Vabbè, noi abbiamo terminato tutto, adesso si rientra nel parcheggione di Coraleco e da lì ci sposteremo insieme ad andare a fare i biglietti di domani. Sono tornata con i biglietti per il traghetto. Ta-ta! Ultimo giorno di permanenza qui sull'isola di Fuerteventura. Abbiamo una visione societaria che ferma ancora agli anni 50. Appunto. E dopo questo saluto si va. Ciao, ti vogliamo in porto! Bene, noi siamo appena atterrati a Lanzarote, attraccati, e ci siamo subito incontrati con una coppia di italiani, Gino e Simonetta, che ci aspettavano qui. Adesso sono dietro di me, siamo insieme anche a Nick e Silvia, stiamo andando a farci una birra insieme, nel frattempo qui sul lungomare di Playa Blanca, che è questo pueblo che c'è nella parte più meridionale dell'isola, e davanti a me adesso in questo momento c'è Playa Dorada. In pratica in questo momento ci troviamo lungo il lungomare di Playa Blanca, che è appunto il pueblo. Arrivo anche alla scaletta, madonna che mare che c'è. Ah, ma quella era la scaletta, sì, per risalire. Ecco, dove c'è quel ragazzo c'era una scaletta per risalire, ma adesso è sommersa, si è alzata la marea,
ma vi faccio vedere che gran bel lungomare che è appunto qui questo paese, appunto Playa Blanca, nel sud di Lanzarote. Siamo appena rientrati in camper e vi abbiamo fatto vedere il lungomare di Playa Blanca. Non so se qualche mese fa, quando eravamo ancora a Lanzarote, l'avevate già visto. Comunque, nel dubbio, era quello. Molto molto bello, quantomeno dal vivo. Nel frattempo, noi stiamo aspettando, siamo sempre con Nick e Silvia, stiamo aspettando che ci raggiungano laggiù la Sofia e Giuliano, che vivono qui a Lanzarote, una coppia di ragazzi che avete già visto in almeno in qualche partita precedente di Risico qui in camper. Abbiamo anche salutato Simonetta e Gino, una coppia di italiani qui in vacanza a Lanzarote, che insomma ci siamo incontrati, ci siamo visti, abbiamo passato qualche piacevolissima ora insieme e intanto anche qui in video volevamo veramente stra ringraziarvi. Grazie per la compagnia e grazie in generale per tutto, veramente super stra carini. Adesso però ci fermiamo ancora qui a Playa Blanca, dove siamo parcheggiati in un parcheggione. Ne approfittiamo, andiamo a fare un bagnetto insieme a Nick, Silvia, Giuliano e Sofi, che stanno per arrivare. Questa però in video ve la risparmieremo, andiamo senza macchina fotografica, così facciamo un bagnetto tranquillo. Poi si rientra qui e verosimilmente stasera andremo verso su, appunto verso Playa Honda, per intenderci un pochino sotto ad Arrecife, ovvero la capitale dell'isola. Siamo rientrati dal nostro bagnetto stupendo, bellissimo. Sì, a me ha ripigliato tantissimo perché ero stanchissima e mi ha dato una botta di vita. Comunque noi qui a Playa Honda, sì, c'eravamo già stati e bello, bello, è stato bello tornare, trascorreremo ancora qui, ormai l'avete capito, pochi giorni, soltanto fino a giovedì. Comunque si percepisce di essere in un'altra isola a livello di sensazioni proprio. Sì. Si percepisce tantissimo. Vedremo di goderci queste giornate, intanto adesso motore acceso, ci stiamo dirigendo con Nick e Silvia a Playa Honda, come vi anticipavamo. Probabilmente stasera andremo a casa di Giuliano e Sofi, mangeremo una pizza tutti insieme, magari una bella partita di Risico, che tanto che non ve le facciamo vedere, ma vediamo. Adesso vediamo il paesaggio e la strada che ci separa da qui a Playa Honda, magari faremo qualche ripresina anche per ricordarla a voi. Che strano che mi fa di nuovo Lanzarote. E nulla, dai, ci aggiorniamo tra un po', che nel frattempo Nick ha arrancato il suo coce. Andiamo. Domani partiamo e non abbiamo documentato moltissimo questi ultimi due giorni perché appunto siamo stati in compagnia di Sergio, già sono con la mente là, di Giuliano, la Sofi, Silvia, Nick. Ieri siamo andati a Luna Park, abbiamo passato delle serate insieme, quindi ci siamo un po' concentrati su di loro e su questi ultimi saluti. E niente, adesso invece questa giornata sarà dedicata, anzi questa mattinata credo più che giornata intera, sarà dedicata ai servizi, perché
prima di partire, prima di tornare in Spagna, vogliamo avere tutto pulito, tutto pronto. Tutto dobbiamo caricare tutto, fare una spesetta anche per la nave, per portarci delle bottiglie d'acqua, delle birrette. E quindi niente, ci aspetta una mattinata di commissioni e di servizi. Adesso però ci andiamo a fare prima, se riusciamo, una colazione. Ah sì, andiamo in un posto che ci ha consigliato Silvia. Eh? Ah, visto che qui fino alle 10 è ancora tutto chiuso. Vabbè, facciamo, non importa. Aspetta. Ah no, però questo posto è aperto. Però questo posto dovrebbe essere quindi aperto. Dai, andiamo, vi portiamo con noi a vedere questi bellissimi croissant. Amore, ho preso il tipico caffè canario. Cappuccino, canca. Cappuccino. E io un espresso. Altra tipicità. È buono? No, è tipico. È tipico? Tutto è buono, è ancora più tipico. È buono? È sbrodoloso? Buono? E non è troppo dolce, zuccherato. Esatto, come tanti si trovano anche in Sicilia. Abbiamo fatto un salto al sud. Colazione fatta, saccone, prendiamo in lavatrice, che è tutto qua vicino. Bravo, qua porti tutto quanto tu anche. Sì. No, attento, vai. Alla porta. Andiamo. Lavatrice lasciata e ce l'abbiamo fatta a fare una lavatrice da 18, quanti chili? 18? 16. L'abbiamo pagata 8 euro. Adesso targhetta, perché sì, puoi pagare anche con la carta per fare la lavatrice. E ti danno lo sconto anche, vero? Se paghi con la carta di credito. No, in questo caso no, però vabbè. E adesso andiamo a fare una spesetta per domani e per Coco e Naya. Yes. Abbiamo preso praticamente acqua, birra e patatine e cibo per Copenaghen e basta. Per affrontare, vabbè, la nave. Sì, ce la faremo, perché tra l'altro questa volta, a differenza dell'andata, abbiamo deciso che prenderemo il carnet per avere i pasti in nave. Quindi non ci dobbiamo preparare niente e pranzeremo. Sì, che e ceneremo. Più che per un aspetto, insomma, di mangiare, è più un per discorso staccare, morale, no? Sì, sì, per riposarci in un ristorante. Mamma mia. Va bene, nel frattempo dovrebbe essere terminata anche l'asciugatrice, quindi sì, andiamo un attimo, pieghiamo tutto e poi oggi andremo io a pranzo. Ho trovato questa in lavatrice. Sì, ha dimenticato la carta d'identità. Per fortuna non si è rovinata. No, tutto. Integra. Un po' umida. Beh, dicevo, per oggi si va a pranzo a casa di Giuliano e di Sofi. E beh, l'accendino, tanta roba. Guarda sempre bene l'accetto. E poi vedremo i programmi della giornata. Poi nel pomeriggio andremo, come avevamo già anticipato, a caricare tutto quello che abbiamo da caricare, a scaricare tutto quello che abbiamo da scaricare, d'aria compresa. E nulla, dai, ci aggiorniamo. Cosa io, d'aria compresa? Ho detto che dobbiamo... mi scarichi e mi carichi? No, tutto quello che c'è da scaricare. Ah, ok. Se rientri in questa lista, mi scarica da qualche parte. Ok, terminata. Ci siamo. Speriamo che si siano asciugate le cose. Con tutto quello che ho speso. Avevo speso per la lavatrice 8 euro e per l'asciugatrice 12 euro. Una follia, eh. Va bene, abbiamo terminato, adesso rientriamo in camper e poi ci spostiamo a casa di Giuliana e la Sofi per farci l'ultimo pranzetto con loro.
noi stiamo andando via qui da casa di Giuliana e la Sofì, dove abbiamo passato il pranzo, il pomeriggio. L'aria... Parla, ma io in realtà sono fatto un'oretta di sonno in camper con Coca e Noaia per solidarietà. Noaia. E adesso siamo entrati al camper, che è parcheggiato qui davanti a noi, perché ci siamo staccati prima per andare a finire di fare i nostri servizi, quindi i soliti carichi, scarichi. Facciamo un bel carico di gas, di gasolio, un bel carico di acqua. Esatto. E poi ci rivediamo. Ah, scusa, ce l'ho io. E poi ci rivediamo tutti al Ciarco, quindi nel parcheggio che c'è in città da Recife. Scusate il vento. Un attimo che entriamo. E passeremo la serata ancora insieme a Nick, Silvia, Sofì e Giuliano. Nel frattempo qui ci sono Cocchetta e Nayuzza. Ciao, un bacio. Amore. Un bacione. Amore. Che pupazza tutta pulita. Abbiamo finito di fare tutto. Manca solo il gas, che però abbiamo posticipato a domani. E adesso stiamo arrivando nel primo parcheggio in cui siamo stati qua a Lanzarote, ad Arrecife, e dove tra l'altro abbiamo anche conosciuto Nick e Silvia, che tra poco ci raggiungeranno e dove domani li saluteremo. Quindi concluderemo questo ciclo canario proprio dove l'abbiamo iniziato, con le prime persone che abbiamo conosciuto qui. Quindi quale modo migliore per terminare tutto? Nessuno. Niente, siamo quasi arrivati. Fa un po' strano, comincia a sentirsi la stranezza in questo momento, però dai, via, si fa tutto. Beh, noi qui siamo arrivati al parcheggio del Ciarco, adesso ci stiamo preparando perché stasera abbiamo una diretta, ho i capelli, tra un po' vi devo fare una doccia prima della diretta, manca mezz'oretta. E per intenderci, la diretta, quando vedrete questo video, quella che stiamo per fare con i The Family, quindi l'avrete già vista. Comunque adesso sto preparando intanto gli zaini, lo zaino per domani, che è questo. All'interno cosa ci porteremo in nave? Allora, due materassini da acqua, quelli singoli, con una pompa, che saranno il nostro lettino per la notte, insomma. Più? Poi abbiamo un telo grande, che sarà la nostra coperta. No, anche un... che bei capelli che ho anch'io. Anche un'altra copertina e soprattutto una cosa che ci siamo dimenticati l'altra volta, ma che io voglio assolutamente. I cuscini. I cuscini. Quindi ci porteremo anche due cuscini, sì, stavolta. E poi ovviamente ci porteremo dell'acqua. Indispensabili i cuscini. Il mangiare per Coca e Noaia, le ciotole per Coca e Noaia e altre robe. Comunque adesso continuo a fare lo zaino. E poi ci si aggiorna più tardi, che tra l'altro aspettiamo che poi ci raggiungano anche Silvia e Nick, perché poi per terminata la diretta di oggi ci faremo ancora l'ultimo giretto qui ad Arrecife tutti insieme. Ci vediamo a Barcellona. Buongiorno a tutti! Abbiamo anche Cocchina qui. Anche Daria. Abbiamo anche il mio amore qui. E Naya è nascosta dietro al sedile. Deve ancora fare la Cocchina, no? Allora, stiamo per partire. È arrivato il grande giorno. È arrivato, yes, il grande giorno. Stiamo in questo momento alle 13.30 precisa. Alle 15.30 partiremo da Arrecife alla volta di Huelva. Ci siamo appena salutati con Nick e Silvia. È un e saluto. Per quanto comunque sia... si dica sempre sì, dai, andiamo, ah, si comincia ad accusare qualcosa, ma è solo momentaneo. Sappiamo, però non vediamo l'ora di tornare, di arrivare in nave. Sì, di arrivare in nave, filerà tutto liscio, ci sediamo, speriamo di riuscire a dormire questa volta, quindi dai. Comunque ci siamo organizzati meglio rispetto all'andata, con materassini, cuscini. Primo obiettivo una volta arrivati in nave sarà trovare un posto dove trascorrere la notte tranquillo, sì, sistemare Coca e Noaia, trascorreremo la stragrande maggioranza del tempo insieme a Coca e Noaia, ma... il carnet dei pasti. Sì, prendere il carnet dei pasti, ma vi faremo vedere ancora, speriamo, meglio come è organizzata la nave all'interno, un po' di servizi, insomma, in modo che potrà rivelarsi utili per chi deciderà di prendere questa nave. Sì.
Abbiamo salutato Nick e Silvia, ma li rivedremo a brevissimo. Li rivedremo credo tra una decina di giorni, perché noi mentre faremo la nostra Speriamo. Super traversata di rientro, loro arriveranno il 31 Al di agosto Prat, a Barcellona. Sì. E allora li andremo probabilmente a recuperare noi in aeroporto e a portarli nella casa in cui si appoggeranno per la notte, visto che il giorno dopo poi ripartiranno il 1° di settembre per l'Italia. Quindi loro li rivedremo a breve. E adesso non ci resta che fare questi 10 minuti di strada e andare in porto. E basta, è concluso, cioè è ufficialmente finito questo capitolo Canarie. Yes. Adesso cominceremo col capitolo 2. No, mi sa che è il 3, forse è il 4 addirittura. Vabbè, poi vediamo. È il 4, vabbè, insomma, è un nuovo capitolo. Ci aggiorniamo dopo. Allora, sono 2 ore che aspettiamo qui, sono le 15:15, parte alle 15:30 la nostra nave, che nel frattempo è già arrivata lì dietro. Vediamo se ve la riesco a far vedere. Eccola lì. Perché è la nave che arriva da Fuerteventura. E l'abbiamo aspettata qui, nel frattempo mi sono fatto anche un'oretta di sonno qui. E a breve ci dovremmo imbarcare, ci dovremmo essere quasi. Non credo che partiremo in orario alle 15:30, magari con un pelo di ritardo, lo vedremo tra un po'. E nulla, noi siamo tutti... siamo pronti, ci abbiamo tutto, non so cosa si vedrà. Valigie, valigette, coccinaia, sono ready. E davanti a noi, insomma, questa è la coda di macchine, davanti e dietro. E nulla, aspettiamo ancora un po' e a breve ci dovremmo essere. Anticipato che avevamo conosciuto Gino e Simonetta qui appena arrivati a Lanzarote, subito appena arrivati. Adesso salutiamo Gino e Simonetta che rientrano e vabbè, non so che cosa volete augurarci. Ciao, ciao Daria. Andate a quel paese. Volentieri.